Ciao amici e benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi parliamo di Sky Glass, perché ve lo dico subito. Andiamo! Allora ragazzi, eccoci qua. Prima cosa, pochi giorni fa ho visto la presentazione in maniera privata tramite Sky del nuovo Sky Glass, il nuovo televisore di Sky che a settimane uscirà sul mercato italiano. Non so di preciso la data che uscirà, però ci hanno detto un paio di settimane, quindi non metto le mani avanti. Quando ci sarà sicuramente farò un video, vi spiegherò tutto quanto, il resto, costi e via discorrendo. Però questo video era per spiegarvi il nuovo ecosistema di Sky, il nuovo televisore che racchiude tutto Sky in un unico televisore. Perché questo? Perché non avrete più bisogno di decoder, non avrete più bisogno di una parabola, avrete solo bisogno di una ottima connessione. Sì, perché tutto Sky funzionerà attraverso la connessione internet, quindi dovete avere un'ottima connessione per avere quel televisore. Sky dice, per una diciamo discreta visione di tutti i canali ma non in 4K, bisogna avere una connessione di all'incirca 10 mega. Per avere il 4K più lo streaming su altri televisori attraverso degli Sky Q Mini bisognerà avere una connessione da 50 mega in su. Anche perché il 4K diciamo che è molto pesante, quindi se scatta la connessione, se scatta le varie cose, quindi sarà molto difficile caricare gli eventi, le serie TV e tutto il resto. Quindi questo vi volevo dire, che questo televisore è proprio la fine del mondo. Avrete l'assistente vocale, il comando vocale che potrete fare sia dal telecomando sia da parlare al televisore, al riconoscimento facciale, ciò che significa che se voi passate lì davanti il televisore si spegne. Non vi preoccupate, c'è anche l'autospegnimento, ma anche l'interattività che è aumentata, aumenterà sempre di più e funzionerà sempre meglio. Voi avrete una connessione attraverso l'on demand di Sky che sarà ampliata molto di più dello Sky Q che avete adesso a disposizione, o addirittura chi ha ancora il MySky sarà molto molto più evoluta. Avete altri controlli, potrete gestire le app sia vocalmente che in maniera normale, quindi entrerete dentro l'applicazione di Netflix e potrete parlare col televisore e comandare il televisore anche con l'applicazione di Netflix, ed è una cosa straordinaria. Il televisore ha anche 5 colorazioni differenti, quindi il design è molto bello. Se avete visto i nuovi Mac, diciamo che assomiglia molto alla linea dei nuovi Mac. Ha queste casse integrate con il sistema di 6 casse più il Dolby Surround, la barra sotto che vi dà un effetto come se fosse veramente al cinema, e poi tutte le caratteristiche ve le spiegherò meglio nei prossimi video. Speriamo quando mi arriva questo televisore, così ve le spiego proprio in maniera manuale. È inutile che vi faccio vedere dei video registrati, ma ve lo voglio far vedere veramente in diretta mentre lo uso io, così vedo le reali potenzialità di questo televisore. E questo era un video proprio per spiegarvi soprattutto questa cosa, perché quando uscirà cercheremo di fare un video veramente dedicato su questo argomento, perché mi piace veramente tanto questo tipo di televisore, che secondo me svolge un ruolo importante nell'ambito dell'home entertainment, soprattutto nell'ecosistema della vostra casa, perché potrete comandare molte altre cose attraverso questo televisore. È vero, lo potete fare con Alexa, però lo potrete fare anche col televisore.
integrazione avverrà piano piano, intanto uscirà il televisore e poi ci saranno tutti i vari aggiornamenti. Quindi era questo per spiegarvelo, poi potrete attraverso il televisore avere altri decoder in giro per casa che potrete attaccare ai vostri televisori di casa e interagire e comunicare con me, il nostro o il vostro, quello che avete in casa, lo SkyQ Platinum, che potete vedere in tante parti della casa, varie visioni, come ad esempio da una parte vedete la partita, dall'altra vedete il film. Quindi, amici, questo video era per iniziare a parlare di Sky Glass e vi aspetto ai prossimi video che spiegherò sempre di più come funziona. Speriamo di averlo in maniera reale nelle prossime settimane, così lo andremo a vedere in maniera approfondita. Quindi, per questo video è tutto. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e ci vediamo ai prossimi video. Mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale. Ciao, andiamo!